L'appello al voto è quello che dicevo prima, io invito a riflettere bene, a fare un voto ragionato, un voto ponderato, qua si decide il futuro della nuova città, io ho fatto la legge istitutiva della città, c'è bisogno di chi ora responsabilmente si vada ad assumere la guida della città e che vada a rappresentarla al meglio. È perciò che questo voto non può essere di pancia, deve essere pensato. E io credo che i cittadini nella cabina elettorale penseranno bene prima di mettere la matita su uno dei tre nominativi. Credo che questo vada fatto e quindi il mio appello è di riflettere un minuto prima di votare. Io chiedo intanto alle persone di andare a votare, perché l'esercizio del voto è l'esercizio più alto della democrazia, e tornare a casa e subire qualsiasi scelta ci sia è sempre, come dire, è sempre una cosa scomoda. Io ricordo che in questa città non sempre siamo stati all'altezza del compito che ci veniva richiesto da questo punto di vista. È stato un referendum sulle trivelle disertato, per certi versi purtroppo anche il referendum sull'istituzione della nuova città è andato deserto rispetto a un deserto, comunque con poca affluenza rispetto alla portata del quesito richiesto. Quindi intanto chiederei alle persone di andare a votare, ovviamente di non votare nessuno che promette qualcosa in cambio, perché questo deve essere la condizione base minima di ripartenza di questa città, e di fare un voto consapevole. Io chiedo, visto che siamo obbligati per legge, ci sono gli strumenti, di fare un voto consapevole, e il voto consapevole si fa andando a leggere i programmi dei tre candidati, leggendoli a fondo, con consapevolezza. Io credo che il nostro programma sia assolutamente il migliore, perché è figlio di una squadra multicentrica, è il frutto di una richiesta costante durante gli ultimi mesi di idee alla città, oltre che del voto, di una candidatura, e questa composizione complessa e preziosa la si vede chiaramente Questa nuova città, grande e importante, oggi esiste solo sulla carta. Per fare in modo che questo sogno si realizzi c'è bisogno di una nuova classe dirigente, diversa dal passato, che sia distante dagli apparati di potere che in passato hanno devastato questo territorio e lo hanno svenduto e che sia autonomo rispetto agli apparati di potere delle altre città, dei capoluoghi, della regione, eccetera, eccetera. Per realizzare questa città c'è bisogno di una classe dirigente giovane, nuova, che abbia il coraggio di dire le cose, che abbia una forma di programmazione, di pianificazione che non badi all'oggi, al quotidiano, ma che abbia una visione di città. Noi questa visione di città l'abbiamo costruita nel tempo, nei giorni, con fatica, con lavoro, con l'interesse della nostra comunità ed oggi vogliamo mettere quell'interesse a disposizione della città.